Che i sondaggi di ieri sulla vostra rete invece Su Roma? dessero sì il centrodestra al ballottaggio con i 5 Stelle, ma non ne Ah, sono ecco. sicura, quindi Beh, non voglio, cioè mi ma erano sembra che il quelli di Partito Piazza Pulita, era Democratico, tutto dentro un punto, era credo dal che 30 sia al 28, erano il tutti là. Partito Democratico, non a Milano dove è in testa il Partito Democratico, ma a Roma e Milano il Partito Democratico in base a quei sondaggi risulta essere addirittura terzo. Ma al di là dei Sì, sondaggi che poi voglio però c'è un dire. altro competitor per ora forte che sono i 5 Stelle, mentre non si vede un accordo. Abbiamo letto di Bertolaso fino a ieri, che però viene stoppato in qualche Siamo maniera. a lavoro per trovare il candidato migliore. Anche ieri ho, che non è migliore, Con la M e minuscola. anche ieri ho avuto modo di parlare con gli amici, con i colleghi di Fratelli d'Italia. Si sta lavorando e si sta lavorando molto, proprio perché la posta in gioco è alta e non è vincere Roma, non è vincere Napoli, non è vincere Milano, ma dare amministrazioni che siano efficienti, trasparenti, adeguate alle sfide che ci attendono. Proprio perché siamo consapevoli che si tratta di una scelta complessa e ci mettiamo tutto il tempo Che che serve. serve per individuare la persona migliore. E, su Napoli siamo già in campo con Gianni Lettieri e Gianni Lettieri, ricordiamo, si è presentato alle elezioni già 4 anni e mezzo fa, è arrivato al ballottaggio, poi vinse De Magistris, è rimasto meritoriamente in Consiglio Comunale a fare opposizione, quindi ha tutto il diritto di chiedere che l'elettorato napoletano confermi o meno la sua fiducia nei confronti della sua persona. Per quanto riguarda i 5 Stelle, è vero che sono in testa. Io farei, come Scende dire, qua. attenzione a quello che esce fuori dai sondaggi e rifletterei su un dato, perché il caso Quarto è emblematico e non è un caso isolato. Io non voglio entrare nelle vicende giudiziarie su cui, come giusto che sia, si esprimerà la magistratura e il mio profilo garantista è assoluto anche nei confronti di avversari politici. Il dato politico che emerge dalla vicenda Quarto è chiaro, cioè questi sono signori che si candidano a governare il paese, sono signori che si candidano a cambiare il paese, quando poi vengono messi alla prova dell'amministrazione si sciolgono come neve al sole. A Quarto sono infiltrati dalla camorra, a Livorno sono stati sommersi dai rifiuti, a Parma hanno fatto esattamente il contrario rispetto a quello che avevano promesso in campagna elettorale, poi c'è anche il caso Gela. Quindi voglio dire, facciamo attenzione perché cavalcando la rabbia, la disaffezione, la delusione, non sempre si riesce a raggiungere l'obiettivo poi di dare risposte che si attendono e di risolvere i problemi che si devono fare. Allora.